nella scorsa puntata di Vado a vivere in campagna. Dopo un buon e gradito risveglio, la coppia papà e figlio si dirigono verso un posto meraviglioso, cioè la campagna. Una volta arrivati lì e divisi i ruoli, Nazzi alzate le maniche e inizia un duro ed intenso lavoro di semina. E una patata dopo l'altra, ecco che finalmente esausti i due possono tornare a casa. Buongiorno. Iniziamo anche oggi una nuova giornata. Mi sono svegliato, mi sono preparato un buon caffè e direi che è arrivato il momento di andare a dare fastidio un attimo a mio papà. Dai Sabino, dai. Papà! Oh, mi fa compagnia. Buongiorno. Ma siamo tornati alla nostra casuccia di campagna. Ragazzi miei, vi volevo far vedere un attimino in che condizioni sta. Questo ormai è il nuovo esterno, mille volte meglio rispetto a prima, come anche l'interno. Ormai il colore si è del tutto asciugato ed è venuto benissimo, il camino sta prendendo forma e quindi ci siamo. Dato che oggi ci troviamo, continueremo i lavori sulla struttura, però sarà un lavoro di abbellimento della nostra casetta, praticamente in maniera low cost. Vogliamo provare a migliorare la parte esterna abbellendola con dei fiori e con degli arrampicanti. Quindi adesso ci mettiamo al lavoro, costruiamo quello che deve essere costruito e vediamo che ne viene fuori. Come prima cosa, papà, pulisci. Abbiamo pulito tutto e siamo pronti per iniziare, e praticamente vogliamo utilizzare dei forati, eccoli qua, che abbiamo a nostra disposizione per creare la forma che conterrà poi le nostre piante. Prima di iniziare, mo papà distrugge un po' il pavimento, che lui sa dove mettere le mani. Mamma mia, e che... Ah. E possiamo iniziare. Allora, vediamo un poco. Sì. Mentre papà continua quel lavoro, io passo ad altro, perché praticamente adesso utilizzeremo queste canne per creare qualcosa di molto ma molto bello. Oh, isso. Ecco qua. Praticamente ciò che voglio fare con queste canne è una specie di griglia che verrà posizionata poi, diciamo così, nel nostro vaso gigante, dove verranno poi posizionate delle piante arrampicanti che si arrampicheranno su questa griglia e abbelliranno l'esterno della nostra casa. Nel frattempo papà sta completando la base e guardate qua che bello, ha messo i forati su e sotto dei mattoncini per recuperare spazio. Brava papà!
Io più o meno sto a buon punto ed eccola qua, raga, sta venendo fuori una cosa carina, non è male, anche abbastanza resistente. E mentre io faccio questo, babbo, indovinate un po', ho iniziato a mettere le mattonelle. E guardate qua, che bel risultato. Ci piace. Papà, bravo Edith. Grazie. Babbo, completiamo il tutto e via. Praticamente per attaccare il tutto e per risparmiare sto utilizzando del ferro filato, che comunque sta tenendo anche abbastanza bene, non me l'aspettavo. La nostra rete fatta di canne dovrebbe essere pronta ed eccola qua, raga, è venuta abbastanza bene, mi piace, ed è il momento di provarla sul nostro vaso gigante. Madrina. Diciamo che l'idea iniziale era quella di creare una rete a rombo da appoggiare sul muro, però o prendo bene le misure o mi adeguo con tantissime altre canne per creare una rete gigantesca da tagliare poi alla fine a misura. Quindi invece di farla a rombo, semplicemente la appoggiamo così come sta, tanto la pianta arrampicante si arrampica lo stesso, non guarda la forma della nostra rete e via. Che se ne frega a noi. Aiuto, ma... Ah, brava papà. Sì, va bene, sì. Dai, ci sta. Ma... La nostra rete è stata fissata ed eccola qua, raga. Da, non è niente male, poi comunque può essere ingrandita perché ho altre idee per la testa, cioè quella di capire un attimino dove arriva la pianta e al massimo creare un'altra griglia che cammina lungo la casa. Quindi questo è solo l'inizio per favorire la pianta alla crescita e all'arrampicatura. Praticamente prima di venire qui abbiamo prelevato un po' di rampicanti, eccola qua, che comunque avevamo a casa. Diciamo che non ha bisogno di avere la radice perché questa pianta è brutta bestia e cresce ovunque dappertutto ed è molto molto difficile da eliminare. È vero papà? Anche se non ha radice basta metterla nella terra e automaticamente comunque prende ed inizia a crescere. Ma fa la foto della copertina e allora la mamma fa carne. Spiegate le camere tutte cose. Allora, cucina fa indonire lì perché sti cosa all'inizio è tutto 2000 candele e poi mi slivoli saccio. Ho rimesso la porta finalmente e raga, le nostre piante arrampicanti sono state appoggiate sulla nostra rete e è venuto abbastanza bene, ci piace. Sotto bisogna fare ancora qualche piccola modifica appena si asciuga il tutto, però è venuto davvero un buon lavoro, mi piace tantissimo e quindi di nuovo papà, bravo, non gli frega niente. Comunque l'idea non è solo quella di mettere rampicanti, ma di mettere qualcos'altro sulla nostra parete. Praticamente voglio metterci delle cassette, una qui appoggiata e una forse da quest'altra parte o anche sotto. E in queste cassette, che poi verranno colorate, ci voglio mettere
dei fiorellini, quindi verrà una cosa davvero molto molto carina. Il problema è che non ho trovato le cassette in legno momentaneamente, ma ho trovato queste che sono abbastanza bruttine, quindi aspetto a metterle e al momento ci accontentiamo di questo, che comunque è già un bel lavoro. Ma grazie papà. Corri, 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 corri. Casa dolce casa. Ho lasciato la porta aperta. Campagna lasciato ormai al suo destino. Fino alla prossima volta. E niente ragazzi miei, dato che siamo a casa, direi che è arrivato il momento di cucinarci qualcosa e di continuare con i piatti delle regioni. Oggi c'è l'Abruzzo e quindi ci prepariamo le scrippelle in bus. Eccoci qua. Di che cosa abbiamo bisogno? Delle nostre uova, raga. Le nostre uova paesane continuano a crescere, purtroppo non si possono mangiare tutti i giorni. Farina 00, formaggio, latte, acqua e gommose per me. Come da nome, poi le nostre scrippelle vanno in bus in un brodo e noi abbiamo preso già il brodo pronto, così facciamo più in fretta. Vabbè, mettiamoci al lavoro. Prima di tutto iniziamo a far riscaldare il nostro brodo. E un occhio. Oh, è andato. Un recipiente, le nostre uova ed iniziamo il capolavoro. Ecco qua. Perfetto. Un po' d'acqua. Una volta mescolato il tutto ed aggiunto un pizzico di sale, ci aggiungiamo anche la farina. Quel che sa coil. Io direi che ci siamo. Bene, siamo pronti a cucinare la nostra prima scrippella. Proviamo. Ah! Boh. Ecco qua, direi che per il momento bastano. Preparate le nostre scrippelle, direi che è arrivato il momento di condirle e praticamente ci versiamo un po' di formaggio, ecco qua, precisamente parmigiano reggiano. Ah, la rotoliamo un po' strettina. Eccola qua, oh che bella. Eccola qua. Adesso bisogna metterle nel piatto per poi ricoprirle con il nostro brodo. Però siccome sono molto lunghe, raga, io le taglio a metà, così almeno ci entrano alla perfezione. Ah, boh. Ragazzi miei, finalmente le nostre scrippelle mousse sono pronte ed eccole qua. Ta-taum! Sembrano deliziose e quindi direi che è arrivato il momento dell'assaggio e io vi dico buon appetito e piatto pulito. Assaggiamo. Oh mamma mia, hanno assorbito tutto il brodo. Ha capito, sono buone. Buonissime. Bene, signori e signore, io direi che per oggi basta così. Adesso mi finisco di cucinare le mie scrippelle, perché quasi quasi me le inzuppo anche nella Nutella. E adesso vi saluto con la speranza che anche quest'altro video vi sia piaciuto. E mi raccomando, se vi è piaciuto, condividetelo, iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!